come dice Fischiolante, è arrivata anche la perfidissima strega Rosezia Capperorum. La situazione è più grave di quello che pensassi, se Fischiolante. Sì, continua il tuo volo di ricognizione, mi raccomando, stai attento. Non vorrei che un fulmine di strega ti cederisse. Povero me, poveri noi, povero Fantabosco, povero me, poveri noi, povero Fantabosco. Poverillos. Per un momento ho temuto il peggio, mi hai fatto spaventare. C'è poco da ridere, Melantone. La situazione è gravissima. Siamo tutti in magno pericolo. Cosa, Porillus? Non hai ancora capito? Un accidente? Vuoi sapere cosa succede di tanto grave? Hai ragione. Sarà meglio calmarsi. Ti racconto i fatti. Dunque, devi sapere che da stamattina all'alba l'antro di Strega Varana si sta popolando di fattocchiere provenienti da tutti i mondi di fiaba, insomma. Tutte le streghe più perfide e terribili stanno arrivando al Fantabosco, capisci? Capisci? Ma il problema è cosa diavolo ci vengono a fare al Fantabosco? Sicuramente vogliono tramare ai danni di Requercia, conquistare il Fantabosco, far trionfare le forze del male, Puerillus! Bisogna nascondersi, correre ai ripari, scappare via, ma... Dimmi, Melantone. Ah, sì? Una volta tanto ho ragione, Melantone. Non bisogna farsi prendere dal panico, anzi, sai cosa ti dico? Per affrontare il nemico bisogna innanzitutto conoscerlo a fondo. Sì, ho deciso. Dedicherò il numero speciale del Giornalibus di oggi alle streghe, così tutti sapranno come fronteggiare il pericolo. Presto, al lavoro! Comincerò a raccontare di quella volta che il Gazzettino del Male pubblicò l'annuale classifica delle streghe più malefiche di tutti i mondi di fiaba. Il Gazzettino del Male. Ah, certo, il foglio, non stiamo pensando. Il foglio. Hai ragione, Puerillo. Sì, sono tipo il foglio. Il Gazzettino del Male. L'hai visto? No, sempre. Ah! Porco bacio, le streghe. Dai, spremi carta. Sparisci scrittura. Fiorisci, figura. Oh, il Gazzettino del Male. Vediamo quali malefiche notizie ci sono oggi. Ma santa polenta, Strega Varana, non mi direi che leggi ancora quella robaccia per male lingue. Meglio le male lingue delle lingue lunghe delle baglie in piccione, non credi? Cuciti, bocca mia, vorrei solo sapere che cosa ci trovi di tanto interessante in quel giornalaccio da strega. Vuoi un esempio? Eccolo qui, annuale classifica delle streghe più malefiche dei mondi di fiaba. Il gran consiglio della magia nera si è finalmente deciso a pubblicare la classifica che tanto stavo aspettando. Ah sì? E perché? Perché sono dannatamente sicura che questa volta ci sarò anch'io nell'elenco, ecco perché. Davvero? E allora cosa aspetti? Dai, vediamo dove ti sei piazzata. Va bene. Dunque, al primo posto la terrificante Baba Yaga, la strega dai denti di ferro che vive in una casa che si sposta su zampe di gallina. Per tutti i buchi senza ciambella, che orrore! Al secondo posto, la regina delle nevi, che gela il cuore di chiunque entri nel suo palazzo di ghiaccio. Mi sono venuti tutti i brividi. Poi la strega di Hansel e Gretel, orribilmente abile ad attirare i mocciosi nella sua dimora. Una casetta di pane e cioccolato fa gola a tutti. Al quarto posto, la strega di Biancaneve. Al quinto, la perfida strega... Sì, ma insomma tu, a che punto ti sei piazzato della classifica? Oh, momento! In testa ci sono sempre i soliti nomi. Meglio guardare più in basso. Dunque, strega Rosa Rospa, strega Rosezia, strega Salamandra, strega Taranto. Oddio, sì, che strosicchio! Neanche stavolta sono nell'elenco! Ma d'altra parte non c'è da stupirsi. Come si fa ad esercitare la perfidia in un mondo sdolcinato come questo? Perfino terribili giganti come Mauro Gigasauro vengono a ringraziare Requercia per la sua generosità. Beh, Strega Varana, dovrai fartene una ragione. Non riuscirai mai a intaccare la serenità che regna al Fantabosco. Qui ci sono troppe creature dal cuore gentile. Buona giornata, Strega Varana. Oh, bisce secchi!
Quella mozzarellona con le gambe ha ragione. In questo mondo ci sono davvero troppe creature dal cuore gentile. Requercia, Fatalina, gli gnomi. Per non parlare del folletto cotogno. Sono sicura che se facessero una classifica dei più buoni dei mondi di fiaba, lui arriverebbe di sicuro ai primi posti. Un pignuto. Ma perché non ci ho mai pensato? Forse per cambiare radicalmente il fantabosco dovrei colpire proprio la creatura dal cuore più gentile. Ah, che idea! Diabolicamente stregale! Quella strega bistrega, quella cornacchia starnazzante, quella megera impertinente, non ci posso pensare, Porinus! Strega Varana aveva deciso di fare un incantesimo malefico su Milo per farlo passare dalla parte dei cattivi. Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Ma... Sì, proprio così, Melantone! Milo era diventato schiavo della strega e si aggirava per il suo antro facendo esercizi di cattiveria e malvagità inaudito. Per fortuna, Lupo Lucio passò da quelle parti e corse veloce come una saetta ad avvertire Baglia Bea. I due decisero insieme che l'unico modo per convincere Strega Varana a liberare Milo fosse farglielo ordinare da una strega più potente di lei. Niente pigna di meno che Baba Yaga. La strega più terribile di tutti i mondi di fiaba, quella dei denti di ferro, e vive in una casa sospesa su due zampe di gallina. Sta a vedere, Porinus, c'è da divertirsi. Aiuto! Dritto del ramo, retro del foglio, fammi vedere le cose che voglio. Ehi, ciao amico di città laggiù. Come ti sembro, convincente come strega? Dobbiamo far credere a Strega Varana che la terribile strega Baba Yaga sia arrivata al Fantabosco. E solo così potremo costringerla a liberare Milo da quel terribile incantesimo. Lupo Lucio, per rendere più credibile la scena, ha messo queste zampe di gallina sotto al rifugio di Ronfo. E io ho aggiunto qua e là qualche tocco streghesco. E adesso? Indosserò questa spaventosa maschera e mi trasformerò in Baba Yaga! Baba Yaga! Stiamo arrivando! Sono loro! Speriamo che il trucco funzioni! Presto! E presto, strega Varana, vieni! Che la tua collega ti sta aspettando, no? Non tirare, sto arrivando! Tu sbrigati, schiavo! Ai tuoi ordini, padrona. Scorpioni e tarantole. Non credo ai miei perfidi occhi, ma allora è vero. Baba Yaga è arrivata al Fantabosco. Che cosa ti avevo detto, Che ci fa sul rifugio di quello sciocco di Ronfo? Silenzio! Da quando in qua la più potente di tutte le streghe dei mondi di fiaba deve chiedere il permesso per impossessarsi di qualche cosa. Io decido di cambiare dimora quando mi pare e piace. Capito? Capito. È chiaro come la notte più buia. Strega Varana, mi risulta che tu abbia stregato un certo folletto Milo Cotogno. Oh sì, ma allora la notizia delle mie malefiche gesta è giunta alle perfide orecchie di vostra perfidia. Oh, eccolo qui, eccolo, totalmente al mio servizio. Inchinati, schiavo. Tutto quello che vuoi, padrona. Piccola misera strega da quattro lilleri! Come hai osato tu usare la tua magia su un mio protetto? L'hai combinata grossa questa volta! Un vostro protetto? Ma certo! La sua scivolizia col verme è la più squisita di tutti i mondi di fiaba! E io sono un'assidua frequentatrice del suo chiosco! La mia scivolizia non l'ha mai voluta preparare col verme! Oh, che ciacce! Se non liberi subito il folletto,
Dovrai vedertela con me. Allora, te la senti di affrontare un duello di magia con la più potente maga e strega di tutti i mondi di fiaba? Un duello di magia? Io veramente... Per me vince Baba Yaga, ci gioco la coda. Io scommetto su di te, padrona. Sei pronta allora? No, 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 no. Per carità, niente duelli, lo libero subito. E gira la ruota, vola la rima, tutto ritorni com'era prima. Mamma folletta, ma che mal di testa, che cosa è successo? E ora sparisci, prima che ci ripensi e ti incenerisca! Evviva, ce l'abbiamo fatta! Vive salvo e anche i miei tirami super, Aspetta, Lupoluccio, ma che cos'è questa storia di Baba Yaga? Baba Yaga, vorrei dire. Era tutta una messa in scena per costringere la strega a liberarti. E lei ci è cascata in pieno la cornacchia. Maci pigni, amici miei, grazie, grazie di cuore. Se non fosse stato per voi, io sarei ancora nell'antro di Strega Varana ad esercitarmi in cattiverie. No, povero Milo, chissà che spavento. Ma che cos'è, ma quale spavento? Quale spavento? Benissimo, adesso basta, scusa. No, a proposito. Baba Yaga, grazie. Perché non mi aiuti a preparare queste zampe per la cena? Oh, Lupo Lucio, ma sei proprio incorreggibile! Beh, devo dire che però questa volta ti sei proprio meritato un aiuto. Sì. Senti, io avrei pensato di cucinare le zampe arrosto con delle buone patatine. Sì! Ci sto già la colina in bocca! Vediamus. Vediamus. A quanto pare l'antro è letteralmente pieno di streghe. Stanno persino prendendo il tè con i pasticcini. Fammi vedere meglio, Purillo. Oh, che schifo. Altro che tè con i pasticcini. Quelle megere stanno sorseggiando cicuta e sgranocchiano blatte caramellate. Mi chiedo proprio che cosa stiano tramando. Un raduno stregale di queste proporzioni non promette davvero nulla di buono. Ma dov'è finito se almeno quello scansafatica di Fischiolante si decidesse a tornare? L'ho mandato in ricognizione intorno all'antro per scoprire le intenzioni di quelle stregacce. Ma dov'è finito? Sarei pronto a scommettere che Strega Varana le ha chiamate tutte qui al Fantabosco per impadronirsi del castello di Re Quercia. In fondo non sarebbe la prima volta. Mi ricordo di quando si mise in testa di impossessarsi della casa di Milo. Era il mese novile dell'anno Melanta Sotto e il folletto aveva appena fatto le grandi pulizie di Pignavera. Gira per gioco, giostra dei giorni, giro per giro quel giorno ritorni. Vedrai, padrona, qui staremo benissimo. Bisce secche, trollo. Quello sciocco folletto non è ancora tornato. Potremo occupare casa sua indisturbati. Vieni, padrona. Che ne dici? Non è bellissima? Oh, scorpioni e tarantole, drollo. È davvero più spaziosa dell'antro. E mi sembra anche ben attrezzata. Guarda, drollo, c'è l'acqua corrente. Che ti dicevo? Una botola. C'è un ripostiglio. Qui potrei dormirci io. Allora vado all'antro a prendere la tua roba, Sì. Da tempo, drollo. C'è qualcosa che non mi convince in questa casa. Non la trovi troppo calda, luminosa, accogliente? Ah no, padrona, basterà il tuo piccolo incantesimo per farla diventare fredda quanto basta. Io comincio con lo spargicenere. D'accordo, proviamoci. Qui è necessaria una vera ristrutturazione stregale, a cominciare da quella rosa profumata. Oh, drollo! Io adoro gli arbusti bruciacchiati. Ben fatto, padrona. Oh, e ora il tavolo. Arbusti pungenti e mele
è avvelenata, è quello che ci vuole per la dimora di una strega viola. Ben detto, padrona. E adesso via quell'orologio. Dralla si può ben dire, è arrivato il tempo delle streghe. Bravissima, padrona. E adesso riempiamo tutto di ragnatele. Oh, Drollo, c'è un sacco di lavoro da fare. Abbiamo squarcianta bue, quella, quercianta re, quercianta gatto, quercianta piccola. Ecco fatti, Bus Porillus. Anche questa boccetta è pronta. Guarda, ho preparato un bel po' di boccettorum contenenti succo di tormentilla mischiato a linfa di mentuccia, estratto di dragoncello. Un vero toccasana contro gli intrugli stregati. La ricetta me l'ha data Fatalina. Ah, bene, Bus. Come sarebbe a dire cosa mi servono? Ma è chiaro, no, Porillus? Con tutte queste streghe in giro pronte ad attaccare il Fantabosco, bisogna essere sempre pronti a qualsiasi evenienza. Anzi, sai cosa ti dico? Quasi quasi bevo uno di questi antidoti già adesso, non si sa mai. Allora, mi sento già più forte e pronto a combattere l'attacco delle streghe. Cosa dici, Porillus? Basterà una sola boccetta. Per sicurezza ne bevo un'altra. Adesso pronto a affrontare ogni pericolo. Eppure, come si dice, non c'è il 2 senza il 3. Bevo anche questa? Ma sì, dai. Come? Sto esagerando? Ma no, ma Porillus, la prudenza non è mai troppa. Piuttosto, perché nel frattempo non guardi come andò a finire la storia di quella volta quando la strega occupò la casa di Milo? Io intanto continuo a bere. Oh, bene. Orribilmente bene. Ora cominciamo a ragionare. Dralla, hai finito di spargere cenere e polvere? Sì, mia padrona. Mi pare che non ci sia più un angolo pulito. Orribilmente bene. Allora puoi correre all'antro a prendere il resto della roba, ecco. Qui c'è l'elenco. Sbrigati, perché voglio finire il trasloco entro stasera. Sì, mia padrona, sarò un fulmine. Va bene. La mia nuova casa sta prendendo forma. Peccato solo per questo continuo cinguettio di uccelli. Non li sopporto più. Per non parlare di questo odore dolciastro, non riesco proprio a capire da dove arrivi. Per tutte le pigne spignolate. Ma allora Permio diceva il vero. Ma guarda com'è ridotta la mia povera casetta. Folletto, hai visto che cambiamento? Beh, una bella ristrutturazione ci voleva proprio. E pensare che sono solo all'inizio. Ma strega varana, ma che cosa ti è preso? Ma non puoi stabilirti qui. Ma e poi dove andrò io adesso? No, piantala, non fare il tragico. Voglio dire, hai sempre il chiosco, no? Puoi sempre sistemarti in cantina. Che cosa in cantina? Strega varana, ti prego, dimmi che stai scherzando. Folletto, non farmi perdere la pazienza. Strega varana, ma non puoi appropriarti così di casa mia. Ora basta! Non sarà certo uno stupido folletto luminoso a dire a una strega viola che cosa può o non può fare. Oh, ti conviene rassegnarti, ormai è deciso. Oh, scesi. Piuttosto, a che ora cala qui il sole? Non sopporta più questa luce solare arancione. Strega varana, questa casa è su un albero, che cosa pensavi? La luce è chiara e forte tutto il giorno. Bisce secche, non ci avevo pensato. Beh, vorrà dire che metterò delle tende scure davanti alle finestre. E invece? Questo assurdo cinguettare di uccellini, come si fa a farli smettere? Strega varana, ma che cosa dici? Non si possono mica mettere a tacere gli animali del bosco. Oh, bisce secche, mi fanno venire un tale mal di testa. Invece sentiamo. Dove trovo l'acqua paludosa? Mi dispiace, strega varana, ma dal mio rubinetto scorre soltanto acqua freschissima di sorgente. Cosa? Solo acqua pura? Oh, mi
finisce secca, io come faccio con le mie pozioni? Per non parlare poi della questione del profumo, ti sarai accorta che le foglie del nonno salice sprigionano soltanto vapori balsamici. Finisce secche. Ecco cos'era questa essenza nauseante e dolciastra. E poi, qui nella tua nuova dimora, non potrai certo portare il tuo pipistrello, strillo. Come sarebbe? Eh beh, lo sanno tutti che i pipistrelli vivono dentro le grotte buie e umide. Non l'avevo considerato. Ma non preoccuparti, Estriga Varana, perché sono sicuro che Vermio, che si sta appropriando del tuo antro, saprà averne cura. Vermio? Quel viscido lombrico! Sai cosa ti dico, Folletto? Tieniti pure la tua stupida casa! Io torno al mio vecchio antro! Abisce secchi, non dovevo dar retta a quello sciocco di drollo! Accepigna, meno male! Oggi me la sono vista davvero brutta! Mi tremano le gambe, sarà meglio sedersi! Ma che schifo, ma è pieno di ragni qui! Uffa, pegna! E pensare che oggi avevo intenzione di godermi la mia casetta in tutta tranquillità. Metapino, mi è venuto il singhiozzo. Ho bevuto troppe boccette di antidoto e ora non riesco a smettere di singhiozzare. Pianta, non di ridere, dai. Ti sembra il caso di prendermi in giro? Proprio oggi che il Fantabosco è minacciato da un'invasione di streghe. Pronto, Fischiolante? Ma dove eri finito? Come? Una ragnatela gigantesca. Accidentorum. Per poco non ci lasciavi le penne. Pensa un po', Perillus. Fischiolante era rimasto impigliato nella ragnatela gigante del ragno di strega Rosezia. Come dici? Hai scoperto il motivo per cui tutte quelle streghe sono arrivate al Fantabosco. E cosa aspetti a dirmelo? Non tenermi sulle spine! Davvero? Qui? Al Fantabosco? Incredibile! Vado subito a scriverlo sul giornale, Monsalve, a tua vale! Passa, ecco. Puerellus, opzie notizie. Fischiolante mi ha detto che stasera ci sarà un sabba di streghe di fronte all'antro di Strega Varana. Ecco perché tutte quelle stregacce sono arrivate al Fantabosco, insomma, capisci? Non ci sarà nessun attacco al castello di Requerza, ma soltanto un raduno danzante di fattucchiere. Questo vuol dire che ho bevuto tutte quelle boccette di antidoto inutilmente. Non c'è niente da ridere, Puerillus. Tanto più, vedi, mi è passato il singhiozzo. Ancora. Piuttosto direi che è il caso di documentarsi sui sabba stregali. Mi ricordo che il pignalento scorso ce ne fu una fitta foresta. Dov'è il folium? Ah, qui lo vedi. Grazie, Puerillus. Bene. Ecco qua. Dai, sparmi carta. Sparisci scrittura. Fiorisci. Figura. Per il ballo è ancor più bello quando arriva il pipistrello col vestito nero nero e le ali per mantello. Ah sì, strillo, hai ragione. Questa sera al raduno stregale farò un figurone. Modestamente mi sono lucidata i capelli con il succo di tarantola e poi mi sono messa la mia crema di bellezza ai vermi e mi sono profumata con l'acqua marcia di sardine. E come se non bastasse, questa sera farò coppia con Mago Merlaccio. Quando mi vedranno le mie amiche, Aracna, Taranta e Malvezia, gli verrà un colpo della strega? Strega Varana! Ah, finalmente un volto amico! Vermio, che hai da lagnarti? Beh, si tratta di Grifo, ecco. Ultimamente per alcuni affari andati a male, ho perso parecchio credito agli occhi del mio signore. E tutti a picco malvento mi guardano con diffidenza. Non mi dire. Inoltre il mio signore mi ha detto che se continuo così rinuncerai ai miei servigi dopo tanti anni. Che ingiustizia. Senti, Vermio, a me non importa un ragno secco dei tuoi problemi con Grifo. Chiaro, sparisce, ti incenerisco. Se tu mi aiutassi. E come dovrei aiutarti? E non avresti qualcosa di stregalmente importante di cui caricarvi, qualcosa di orrendamente malefico per cui io possa riguadagnare punti agli occhi del mio signore? Vermio, una strega del mio rango
Non ho bisogno dei tuoi visci di servigi. E poi ho già uno sguattero di cui occuparmi. Adesso sparisci se non vuoi essere incenerito. Va bene, me ne vado. Ma se non si può più contare nemmeno su una sana solidarietà tra cattivi, ma... Aia! Ma dove andremo a finire, dico io? Va male, va male. Alla buon'ora, inutile sguattero! Oh, dunque, dove ero rimasta? Ah sì, il tocco finale! La mia stola di pelliccia di topo di fogna. Oh, bisce secchi, dove l'ho messa? Ma ti rendi conto? Te le immagini strega varana avvolta in una stola di pelliccia di topo di fogna? Che però quello era un fulmine di streghe, in effetti, Bus. C'è poco da scherzare con tutte quelle fattucchiere in giro. Ecco, forse è il caso di andare avanti col giornale, Bus. Quella volta Strega Rosezia decise di andare al Sabba danzante accompagnata da Mago Merlaccio. Così Strega Varana rimase senza cavaliere. La strega per quel motivo aveva deciso di abbandonare il Fantabosco. Così Milo e Bagliabea si diedero da fare per trovare qualcun altro che l'accompagnasse al ballo stregale. Indovina un po' chi, eh? Te lo dico? Sì? Ah, certo. Dritto del ramo, retro del foglio, fammi vedere le cose che voglio. Ecco fatto. E con queste stelle d'argento farai un figurone. Tu dici, eh? Guarda un po'. Mi sta bene il cappello? Sembri un vero stregone di fiaba. Ma certo, con il mio portamento, sai, io e il barone abbiamo la stessa figura elegante. Sì, la stessa silhouette da avvoltoio. Allora, Vermio, mi raccomando, tra un po' arriverà qui la strega. Tutto quello che devi fare è mostrare quanto sei provetto come ballerino. A tutto il resto pensiamo io e Milo. È tutto chiaro? Come il fango. Bene, allora adesso vai. Chiuditi subito in cantina e aspetta che ti veniamo a chiamare. Vedrai, farò un'entrata trionfale, potesta dire. Sì, sì, va bene. Vai. Eccoci, Bagliabea, siamo arrivati. Non si può sapere, folletto, che ti è preso? Vuoi essere incenerito? Ma no, 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 niente di tutto questo, strega varana. Semplicemente io e Bagliabea vorremmo che tu partecipassi al raduno stregale in rappresentanza del Fantabosco. In fondo sei o non sei la strega ufficiale del nostro regno? E quindi per questa sera abbiamo trovato un cavaliere degno di te. Perfido e viscido, come si addice a una strega della tua levatura. E chi sarebbe questo prodigio di cattiveria? Adesso te lo presentiamo subito. Eccolo qua! Ta-da! Mago Malgozzo per servirti, oscura regina della notte. Vermio? Ma cos'è, uno scherzo? Credete forse che un raduno stregale sia un ballo in maschera, ma io vi riduco in un mucchietto di ceneri? Su, avanti, strega varana, rifletti un pignuto. Vermio è sufficientemente cattivo per essere spacciato per uno stregone ad una serata danzante. E poi vestito così è perfetto. Dai, dagli una possibilità, permettigli di dimostrarti quanto è bravo a ballare. Vedrai, non te ne pentirai. Strega varana, permetti questo ballo? Le streghe sono perfide regine di incantesimi, scintille nelle tenebre di mille fuochi fatu. E sulle scole volano, scavalcano le nuvole, giocando con i fulmini che scagliano qua giù. E allora balla la danza, lega e poi strega, salta la corda, piede di una strega, ruota la donna, maga un po' smagata, balla la danza. Le streghe al buio corrono come se ci vedessero, occhi di pietra pomice, lingue di fuoco liquido. Le streghe sono magiche, ti guardano e ti incantano, ti prendono in un vortice che non ti lascia più. E allora balla la danza, lega e poi strega, salta la corda, piede di una strega, ruota la donna, maga un po' smagata, balla la
salta la corda, piede di una strega, ruota la donna, maga un po' smagata, balla la danza, più scatenata, balla la danza, lega e poi smega, salta la corda, piede di una strega, ruota la donna, maga un po' smagata, balla la danza, più scatenata. Oh. Eh sì, permetterò a Bernio di accompagnarmi al raduno stregale. Ma tu non aprirai bocca. Ecco, sempre ordini per il povero incompreso Bernio. Brava strega varana, sono sicuro che hai fatto la scelta migliore. Quindi non te ne vai dal fantabosco? Davvero pensate che sia così facile liberarsi di me? Ah, ecco, mi pareva. Balla la danza, lega poi la slega, salta la corda, piede di una strega, balla... Smettila di brontolare, Melantone! Non stavo affatto perdendo tempo, no? Al contrario, mi stavo documentando sui balli stregali per poter completare il mio numero speciale dedicato alle streghe, al sabba di questa sera. Che stufata! Andagli retta, Purillus. Piuttosto, lo sai che le streghe usano scope come questa per volare? Io proprio non capisco come faccio. Aspetta, eh. Oh, yeah. Aspetta. Avanti! Niente, sir. Mi pare impossibile riuscire a volare su un manico di scopa come questo. Eppure, sono molte le cose strane che fanno le streghe. Per esempio, vivono in antri oscuri e polverosi, pieni di ragnatele e umidi come le paludi. Strega varana ovviamente non fa eccezione. Però mi ricordo di quella volta che aveva pensato di abbandonare il suo antro. Ci volle l'intervento di altre due streghe per farle cambiare idea. Aspetta, prova, eh. Vai, Berte! Berte! Vabbè, guarda, Purillus. Pisce, se che vuoi chiuderti o no! Sai che ci ho messo lo strato indispensabile! Vediamo un po'. Dove posso attaccarlo? Ecco qui. Ecco, questo è proprio il posto giusto. Chi è che osa disturbarmi? Oh, ciao, strega varana. Bella giornata oggi, eh? Affitta sì, antro. Ancora non me ne sono andate e già mettete in affitto casa mia. Strega varana, i posti antro sono molto ricercati qui al Fantabosco e non potevamo permetterci di lasciarne uno vuoto, tu capisci, vero? Fate pure. Tanto non troverete una sola strega disposta a vivere in un postaccio come questo. Ne sei sicura, strega varana? Perché io vedo già una pretendente in arrivo. Beh, buon viaggio allora. Scorpioni e tarantole. Qui che c'è un altro in affitto? Ah, sì, oggi è proprio il mio giorno fortunato, vediamo un po'. Beh, il quartiere non è male, funghi velenosi, pietre infuocate, sì, mi piace. Oh, ma questo altro è orribilmente perfetto. Oh, sì, mai visto niente di più putrido. Lo voglio. Come venga un verme per capirlo che è nervoso. Guarda qui, affittasi antro. Orrendamente magnifico. Già, proprio al posto che stavo cercando. Solitario, tranquillo, per poter fare i miei sortileggi in pace. Andiamo a dare un'occhiata dentro. Oh, che bel pantalone! Ah, che schifo! Certo che questa stregaccia fetuaria che c'era prima non ne sapeva un granché di cucina streghesca. Oh, scusa collega, ma questo altro è già mio. Per Ciascia, esci, devo sistemare le mie pozioni magiche. Ho fatto chiara dei miei stivali, senti. Smanna, questo posto è mio. No, è mio. È mio. Ma mio. È mio. È mio. È mio. Non farmi per capello, basta. Senti che carattere! Portate subito via il vostro ciarpame! Quest'antro è mio! Sparite tutte e due! Che modi! Bisce secchi! Volevano portarsi via il mio antro! Questo posticino lugubre non lo scambierai con nessun altro al mondo!
quelle stupide delle mie colleghe non capiscono una blatta rinsecchita. Ecco, è scuro, accogliente, è sufficientemente isolato. Questo sì che è un posto da streghe. Morillus, vediamo se abbiamo fatto tutto bene. Mi aiuti? Bene, bene. Allora, dimore e balli stregali. Fatto. Bene, bus. Poi, classifiche delle streghe più cattive. Scriptum, scope volanti e fulmini tuonanti. Fatto. Bene. Oh, a proposito di tuoni e fulmini, mi sa tanto che strega Varana e le sue colleghe si stanno esercitando in preparazione del sabato di questa sera. Sai cosa ti dico, Purillus? Il numero speciale dedicato alle streghe è venuto una mirabilia e per concluderlo degnamente ho anche scritto la filastrocca delle gerarchie delle streghe. Ascolta! Ce l'ho qua da qualche... Eccolo qua! Bella, bella, bella. Le streghe grigie fanno il sapone, fanno le torte di pece carbone, sanno cambiare un pollo in gallina, ma sono streghe che stanno in cucina. Le streghe viola sanno volare, solo al tramonto e poi mai sul mare. Fanno incantesimi, filtri e pozioni, chiamano pioggia con lampi e con tuoni. Le streghe nere possono tutto, 100 e più anni di sonno in un frutto, volano in alto, la notte scura, le streghe nere di vento e paura. Hai capito, Porillus? Bene, adesso dobbiamo salutarci, tra poco i Merli Strilloni saranno qui e devo ancora andare in stampa. Torna a trovarmi qui alla Torre Scrivantina, la torre è sempre aperta per te. Salve, attue, vale! Salve, Purillus!